Sit-in davanti la base militare di Monte San Cosimo a Sulmona per manifestare a favore della cessazione della guerra in Ucraina e per l'eliminazione del deposito militare e la sua trasformazione in una struttura attrezzata per la protezione civile. Vogliamo manifestare contro la guerra, contro tutte le guerre, perché la guerra, come abbiamo scritto in questo cartello, è il peggiore crimine che si possa commettere contro l'umanità. Secondo gli organizzatori, nelle situazioni di crisi internazionali, il deposito di armi e munizioni, uno dei più grandi dell'Italia centro-meridionale, è stato sempre posto in stato di allerta in quanto obiettivo sensibile. Pertanto rappresenta un rischio reale per gli abitanti della Valle Peligna. Vogliamo sapere cosa c'è qui. Noi siamo abruzzesi, vorremmo sapere che base è. Perché è una base NATO? È una base italiana? Giocano a carte? Noi vorremmo saperlo perché siamo ancora in democrazia. La seconda cosa è che noi non vogliamo la guerra, non la vogliamo sul nostro territorio e quindi qualsiasi base sia di carattere militare non la vogliamo perché può essere attaccata quando c'è la guerra e quindi questo non lo vogliamo. Così come non vogliamo che i nostri territori di montagna vengano usati per fare dei poligoni di tiro dall'esercito e poi non vengono ripuliti. È un modo completamente sbagliato di capire e di intendere il territorio. Siamo qui per dire che questa guerra non l'abbiamo voluta noi, questa guerra sta aumentando le spese militari e invece tagliano le spese sociali e questo noi assolutamente non siamo d'accordo. Sta aumentando le spese militari, però spese e soldi che vanno a finire al cambiamento climatico e alle distruzioni ambientali ce ne sono sempre di meno. Questa è una contraddizione che noi vogliamo sottolineare. Non è vero che è per la guerra che sta aumentando l'energia, non è assolutamente vero. Se guardiamo i dati del MEF, noi abbiamo esportato come Italia 3 volte di più di gas, ma com'è? Siamo alla canna del gas e noi esportiamo il gas? Com'è questa cosa? Non ce la raccontano giusta. Una grande partecipazione oggi. Sì, una partecipazione, è un sit-in, non è una manifestazione, abbiamo avuto anche poco tempo per prepararla, ma sono venute anche persone, pacifisti da Pescara, da Chieti, da Lanciano, dal Molise, quindi ci sono movimenti di tutto l'Abruzzo e anche del Molise per testimoniare la contrarietà alla guerra, la contrarietà alla base militare che è la più grande dell'Abruzzo, è una delle più grandi del centro-sud d'Italia. Noi non sappiamo cosa c'è dentro, non hanno mai voluto rivelare che tipo di armamenti e che tipo di materiali sono stoccati qui dentro e probabilmente ci sono armamenti e anche materiali particolari e quindi chiediamo la verità, ma soprattutto chiediamo che questa base vada via e venga restituita a tutti quanti noi.